Rinnovate le vostre opere di misericordia. L'invito del Vescovo alle confraternite diocesane in occasione del pellegrinaggio giubilare in cattedrale. La mondanità spegne l'amore, occorre aprirsi agli altri. Così il Papa per il giubileo dei catechisti, presenti in piazza San Pietro alcuni ragazzi di Rapallo. Pochi bambini e soprattutto pochi maestri per le scuole della Val d'Aveto. Difficile trovare insegnanti disponibili a raggiungere le sedi montane, ancora da completare l'organigramma delle scuole medie. Alla scoperta delle radici del villaggio del ragazzo. Sabato 9 ottobre una camminata tra Lavagna e Chiavari sui luoghi dove nacque l'opera fondata da Don Nando Negri. Vittorio Podestà, campione nello sport e nella vita. Duplice riconoscimento a Chiavari e l'handbiker, vincitore di 2 ori paraolimpici a Rio de Janeiro. Buongiorno ai telespettatori del TG13, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Una testimonianza antica e moderna di fede e di misericordia. Si è rinnovato a Chiavari il tradizionale appuntamento con il raduno diocesano delle confraternite. Un momento che quest'anno ha assunto un particolare significato con il pellegrinaggio alla cattedrale e il passaggio della Porta Santa. Partire dal sagrato della chiesa di Rupinaro, le 14 confraternite presenti e i crocifissi hanno raggiunto il santuario di Nostra Signora dell'Orto attraversando il centro storico della città. Da parte del Vescovo l'invito a rinnovare le proprie opere di misericordia. Sentiamo. Rinnovate il vostro impegno di misericordia. Le forme possono essere certamente diverse, ma non meno importanti. Nell'anno della misericordia, riscoprire e rinnovare il proprio operato di solidarietà e volontariato, spinta e motore che secoli fa portarono proprio alla nascita delle confraternite. In occasione del 19° raduno diocesano, vissuto quest'anno come pellegrinaggio giubilare con il passaggio della Porta Santa, Monsignor Tanasini ha voluto lasciare questa consegna alle decine di confratelli e consorelle presenti in cattedrale a Chiavari. Aprire gli occhi e il cuore a chi è nel bisogno, diventare capaci di vedere chi si trova in difficoltà e non evitarlo. O addirittura scartarlo. Fare come Gesù sulla croce, che apre le braccia all'amore di Dio, diventa strumento di misericordia. Quando portate il crocifisso, ricordatevi di questo. Non è semplicemente una processione, è una testimonianza. Non è semplicemente un esercizio di abilità, è un richiamo. 14 le confraternite presenti al raduno che ha preso avvio dal sagrato della parrocchia di Rupinaro. Da qui si è snodata la suggestiva processione accompagnata per tutto il percorso fino alla cattedrale da 2 ali di folla. 7 i crocifissi presenti, sorretti con fatica e devozione dai portatori, alcuni dei quali giovanissimi. Una volta dispostisi a semicerchio davanti al nuovo sagrato della cattedrale, i crocifissi sono stati accolti dal vescovo che li ha benedetti e poi hanno attraversato uno ad uno la Porta Santa. È molto bello questo, anche così da un punto di vista così della cerimonia, però quello che è importante è che passino le persone, anche quelle che sono con i crocifissi, che sia veramente un desiderio di entrare attraverso Gesù che è la Porta Santa. Le immagini della croce che noi portiamo e ci ricordano appunto che Gesù è il volto della misericordia del Padre, Gesù crocifisso, per cui non solo c'è, come dire, un impegno tradizionale, ma veramente un desiderio di conversione, di mettersi in cammino con Gesù. La missione è annunciare Dio amore incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino. Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi a decine di migliaia di catechisti giunti in piazza San Pietro per il loro giubileo. Davanti ai tanti poveri che vediamo, ha spiegato, siamo chiamati a inquietarci e a trovare vie per incontrare e aiutare senza delegare o rimandare. Ma vediamo il servizio che ci parla proprio di questo. Vivere ed annunciare il comandamento dell'amore, superando la cecità dell'apparenza e le tristezze mondane, per essere sensibili ai poveri, che sono una pagina centrale del Vangelo e non un'appendice. Celebrando il giubileo dei catechisti in piazza San Pietro, il Papa ha riflettuto sulla parabola dell'uomo ricco che non si accorge del povero di nome Lazzaro. Di qui l'invito di Francesco ad accorgersi del prossimo. Chi vive per sé non fa la storia, e un cristiano deve fare la storia. Deve uscire di se stesso per fare la storia. L'insensibilità di oggi scava abissi imbancabili per sempre.
e noi siamo caduti in questo mondo, in questo momento, in questa malattia dell'indifferenza, dell'egoismo, della mondanità. Il ricco non vede oltre la porta di casa sua, non vede con gli occhi, ha detto il Papa, perché non sente con il cuore. La mondanità è come un buco nero che ingoia il bene, che spegne l'amore, perché fagocita tutto nel proprio io. Francesco ha esortato ad imparare dalla povertà di Lazzaro, che si esprime con grande dignità, senza lamenti, proteste o parole di disprezzo. Siamo chiamati a non ostentare apparenza e a non ricercare gloria. Nemmeno possiamo essere tristi o lamentosi. Non siamo profeti di sventura che si compiacciono di scovare pericoli o deviazioni, non gente che si trincera nei propri ambienti emettendo giudizi amari sulla società, sulla Chiesa, su tutto e tutti, inquinando il mondo di negatività. E dopo la messa, prima dell'Angelus, il Papa ha ricordato il sacerdote tedesco Engelmar Unzeitig, beatificato sabato in Germania, vittima delle persecuzioni naziste. Ha poi richiamato il dramma delle violenze che affliggono il popolo messicano e infine un saluto speciale per la Giornata Mondiale del Sordo. E alla messa del Papa per il giubileo dei catechisti era presente un piccolo gruppo di ragazzi di Rapallo guidati dal neo vicario della parrocchia di Santi Gervasio e Protasio, Don Matteo Pretico. Vediamo proprio la foto dei ragazzi. Per tutti loro un'esperienza entusiasmante e con tanti punti su cui riflettere. Sentiamo Don Matteo. Quali aspetti di ciò che ha detto il Papa vi sono rimasti più impressi? Innanzitutto il Papa ha detto una cosa molto semplice, ma forse talvolta un po' trascurata, che la catechesi ruota anzitutto intorno a un punto, ossia annunciare Gesù risorto. E questo, già dicevo, sembra qualcosa di trascurato, ha detto il Papa, ma anche di trascurato, quasi di omesso, perché sai, si punta molto ai sacramenti, si punta molto a trasmettere delle nozioni, quando invece l'unica nozione da trasmettere è il fatto che Gesù è risorto ed è il motivo della gioia della nostra fede, quindi anche se per contagiare questa gioia e quindi poi riagganciandosi anche alle letture di ieri, il Papa ha detto che dentro l'annuncio di Gesù risorto c'è il fatto che si annuncia un Dio che ci ama personalmente, ha detto il Papa. Quindi l'annuncio di un Dio che mi ama personalmente è la base di ogni annuncio catechistico. Qual è la sfida adesso per l'anno catechistico che si apre e si apre anche in diocesi? È quella di annunciare il fatto che noi siamo Chiesa, che non viviamo da soli ma che viviamo dentro un grande cammino condiviso. E appunto il fatto di iniziare ieri con un incontro che ha coinvolto tutto il mondo, tutta la Chiesa, per sentire Chiesa, questo è importante. E poi naturalmente proseguire nel lavoro fatto sin d'ora, quindi di portare un'esperienza vera, autentica di fede. Il catechista deve essere l'uomo che dona la fede attraverso la sua fede personale, attraverso la sua esperienza, non un semplice professore che spiega una materia, ma deve essere un testimone. E questo forse credo che sia la grande incombenza che aspetta in questo anno catechistico a tutti i catechisti della nostra diocesi, ma oserei dire appunto di tutta la Chiesa. Voltiamo pagina, pochi bambini e soprattutto pochi maestri. Anche quest'anno si presenta il problema dell'organizzazione delle scuole in Val d'Aveto. Tanto a Rezzoaglio quanto a Santo Stefano d'Aveto. Per quest'anno scolastico ci sono 10 bambini alle scuole materne e 2 pluriclassi per le elementari. Le scuole medie sono unificate a Rezzoaglio. Gli alunni delle 3 classi sono complessivamente 35. Per un'eventuale futura unione delle 2 scuole della Val d'Aveto sarebbe necessario ampliare il servizio di trasporto scolastico. Facciamo il punto con il preside reggente Glauco Berrettoni. In prospettiva futura il fatto di unificare le scuole di Rezzoaglio e di Santo Stefano d'Aveto in un unico plesso consentirebbe la formazione di classi complete o no?
Attualmente, stando ai numeri, no, perché potrei garantire una pluriclasse, prima e seconda, e una terza, una quarta e una quinta. Teniamo presente che far scomparire completamente un plesso in un paese non è una decisione che può prendere un dirigente da solo. Chiaramente spostarla senza garantire un adeguato miglioramento del servizio non avrebbe senso. Per quest'anno riusciamo a garantire le cose come negli anni passati. E poi vediamo come vanno le cose. Dal punto di vista dei maestri, allo stato attuale, quindi, quanti sono i posti coperti e quali sono ancora in attesa di copertura? Allora, anche negli anni passati passava circa un mesetto prima di garantire il servizio completo. Abbiamo completato l'infanzia sia a Rezzo che a Santo, abbiamo completato la primaria sia a Rezzo che a Santo, abbiamo garantito adesso una metà dei posti disponibili nella secondaria. Chiaramente stiamo andando, ma come negli altri plessi, anche a Carasco, anche a Mezzanego, anche a Borzonasca, a orario ridotto ancora per questa settimana, proprio per evitare buchi di insegnanti. Come potrebbe essere superato questo problema? A costo zero per lo Stato, semplicemente come una volta, garantendo un punteggio doppio per gli insegnanti che lavorano nelle zone di alta montagna, come c'è nelle piccole isole. I maestri di Rezzo Aglio di Santo Stefano d'Aveto da dove provengono adesso? Allora, purtroppo con i recenti pensionamenti non abbiamo soltanto un caso, due di insegnanti in loco. Gli altri vengono dal Chiavarese, vengono dalle frazioni vicine. Però chiaramente mano a mano ci allontaniamo da Rezzo Aglio di Santo Stefano, i problemi aumentano, c'è poco da fare. Edizione di successo quella del Salone Nautico di quest'anno e del 9,2% l'aumento di affluenza rispetto al 2015. Sono stati 126.178 i passaggi alle biglietterie, di cui 33.000 stranieri. Lo scorso anno i visitatori sono stati 115.000. Siamo soddisfatti, ha detto la presidente di Ucina, Carla De Maria. Ad aiutarci è stato il bel tempo, ma soprattutto il ritorno del mercato interno. La crisi è stata lunga, ma più lunga e più accelerata è la ripresa. La cosa più bella è che tutti i segmenti della nautica qui presenti sono soddisfatti. D'altra parte, alla crescita del fatturato della nautica, che si consolida a due cifre, nel 2016 partecipano tutti i comparti. De Maria ha confermato il Salone Nautico 2017 a Genova e ha detto che sono allo studio nuove idee per rivoluzionare il layout in modo da renderlo ancora più affascinante. Da stabilire anche la durata, ora sono 6 giorni, c'è chi vorrebbe tornare a 10 giorni, c'è chi invece lo vorrebbe di 5. E si riunisce oggi alle 16 in regione il tavolo tecnico convocato dall'assessore regionale al demanio e all'urbanistica Marco Scaiola, coordinatore delle regioni in materia, per fare il punto sulla direttiva Bolkestein. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha espresso parere contrario alle proroghe in attesa di una legge del governo, si cercherà di fare chiarezza sul rinnovo delle concessioni balneari. Fino ad oggi, come Liguria, ci siamo mossi cercando di lavorare insieme alle altre regioni per spingere il governo ad assumere una posizione chiara, sollecitando una riforma del comparto balneare marittimo, ha spiegato l'assessore. La riunione di oggi serve a dare continuità al percorso intrapreso dalla regione con le associazioni di categoria dei balneari liguri per una legge regionale condivisa. Notizia che troviamo anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. Il 10 ottobre del 1946 veniva firmato il contratto di affitto di Villa Parma, sita in Corso Buenos Aires a Lavagna, e Don Nando Negri. Un primo passo per realizzare il progetto voluto dal vescovo Amedeo Casabona per dare corso all'iniziativa Salviamo il Fanciullo. Da allora sono passati ormai 70 anni. Per rivivere quei momenti e riscoprire i luoghi dove nacque quello che è oggi il villaggio del ragazzo, è stata organizzata una passeggiata molto speciale per andare alla scoperta delle radici dell'opera voluta da Don Nando. Vediamo. Oggi parzialmente le cose sono cambiate, ma i bisogni del territorio sono sempre tanti e quindi davvero vorremmo come tornare indietro per imparare a vivere il presente. Una camminata allegra e gioiosa per raggiungere i luoghi in cui affondarono e crebbero le radici del villaggio del ragazzo e incontrare qui le persone che proprio 70 anni fa furono in qualche modo toccati e trasformati dall'opera di Don Nando. L'appuntamento è per sabato 9 ottobre alle 9 davanti al cancello d'ingresso di quella che fu Villa Parma, il cui contratto di affitto del primo piano fu firmato proprio da Don Nando Negri il 10 ottobre del 1946. Sul muro di cinta dei giardini di Corso Buenos Aires sarà posta e benedetta dal vescovo una targa
Varga, che spiegherà brevemente la storia dell'opera diocesana Madonnina dei Bambini. Dopodiché partirà una marcia, dopo Villa Parma, il Conservatorio delle Giannelline Mare e poi Casa Caritas a Rupinaro. Questo è il primo e ci sarà il Vescovo a benedire la targa che dice 70 anni fa qui è nato il villaggio del ragazzo. Poi partiamo con la banda e facciamo una bella scorribanda per Lavagna fino ad arrivare alle Giannelline a Mare, dove oggi c'è la RSA e lì c'era diciamo la sede dal 48 mi pare maschile, diciamo dei ragazzi, perché l'accoglienza c'è stato bisogno subito di allargarla. E poi arriviamo a Casa Caritas Rupinaro, via Marana, dove c'erano invece le ragazzine di Chiavari. Alle 12 sarà celebrata la Santa Messa da Monsignor Giulio Sanguinetti nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro, una festa di ringraziamento a cui tutti sono invitati, ma che vuole coinvolgere soprattutto i testimoni dei primi anni di vita del villaggio. Ora, se queste persone magari non ce la fanno a fare la passeggiata, possono aspettarci nei luoghi che hanno frequentato e li ritroviamo volentieri. In ognuno di questi luoghi, di queste sedi del villaggio, ci sarà uno di loro che come testimonia racconterà brevissimamente quello che si faceva in allora. Intanto il villaggio del ragazzo si prepara a festeggiare il 70° anno di attività con il pranzo senza dimora e tutti i poveri che da sempre sono amici dell'ente. L'appuntamento è questa volta per sabato 1 ottobre a mezzogiorno, cambia la sede che non è il centro Franco Chiarella dove fermano i lavori per il nuovo dormitorio, ma quest'anno si terrà al centro San Salvatore di Cogorno. Il desiderio è rendere la festa divertente come una sagra paesana grazie ad un gustoso menù e all'animazione musicale. Per le prenotazioni e per dare la propria disponibilità anche come volontari si può chiamare la segreteria del centro di San Salvatore 0185 37 51. La linea adesso va alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Corriere della Sera titola: prima gli svizzeri, il 58% vota sì, il Canton Ticino vuole meno italiani, referendum sui frontalieri, Gentiloni, ministro degli esteri, dice libera circolazione o sarà spaccatura con l'Unione Europea. Crisi internazionale, diciamo così, diplomatica per il momento, accuse a Putin, barbarie in Siria, riunito il Consiglio di Sicurezza, l'ambasciatrice americana sfida Mosca e Assad, crimini di guerra, l'ONU, offensiva occidentale guidata dagli Stati Uniti, su Aleppo, bombe e bugie. E poi c'è la sfida elettorale appunto negli States, Clinton-Trump, il duello TV da 100 milioni di spettatori, esperta di tutto e tenace ma il passato la indebolisce, l'articolo di Viviana Mazza sulla Clinton, bandiera della rottura ma tende a fare il bullo Massimo Gaggi appunto su lo sfidante Trump. In Giordania, morire ancora per una vignetta 12 anni dopo, è stato ucciso lo scrittore laico Naheed Attar, che aveva postato su Facebook una vignetta satirica sul paradiso islamico jihadista. E poi i raggi, il palco e quel sostegno un po' freddo del capo Grillo, la kermesse dei 5 Stelle in Sicilia appena terminata. All'interno del Corriere della Sera l'ex PM antimafia svizzero dice ignorano i dati economici, senza di voi, cioè rivolta agli italiani, qui chiudiamo. La norma è incostituzionale, introduce la disparità tra i cittadini, dice appunto il magistrato Paolo Bernasconi, nato nel 1943 a Lugano, quindi svizzero a tutti gli effetti. Secolo XIX, richiamo di Mattarella, il capo dello Stato in Liguria per l'omaggio a Pertini, la politica non spacchi il paese. Poi c'è la crisi diplomatica, Siria, l'ONU processa Putin. E ancora arrestato Orsero, violenza sessuale, il manager accusato di molestie all'ex domestica. Per lo sport, Genoa pari e furia contro l'arbitro, il presidente Preziosi dice matto, negato un rigore, due espulsi, col Pescara finisce 1-1. Rapallo, Portofino, car sharing anche d'inverno, bene il servizio durante l'estate, vediamo appunto nelle pagine del Levante, il car sharing verde promosso a metà, il bilancio a Rapallo, Sante, Portofino, bene fino a settembre, grazie ai milanesi, poi il crollo. In inverno si passerà da 12 a 4 automobiline elettriche, nel 2017 il servizio deve partire a Pasqua. Chi cura questo servizio, Michele Corrado, dice se avessimo iniziato in primavera i numeri sarebbero stati diversi.
e a Santa va forte la bici in affitto, raggiunta quota 2600 tessere, forse ora si affiancherà anche Rapallo. Ancora all'interno del secolo XIX, nell'entroterra, funghi, stagione al via entro la fine del mese, esperti moderatamente ottimisti, intanto però i consorzi non aumentano i costi dei tesserini, dopo la pioggia e il sole, ma i prezzi sui banchi dei mercati settimanali o dei fruttivendoli restano alti. Per la cronaca, a Santo Stefano d'Aveto, la pattuglia dei carabinieri nel corso di un servizio per contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti a Parazzuolo, nel comune di Rezzuaglio, ha fermato un 22enne di Santa Margherita Ligure. È stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale che è stata sequestrata. Il giovane è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. Un 37enne di Rapallo, invece, ha denunciato ai carabinieri il furto nella propria abitazione durante la tarda serata del 24 settembre. Ignoti, dopo aver forzato una finestra, sono penetrati all'interno del suo appartamento e hanno portato via numerosi capi di abbigliamento, oggetti in oro, due orologi e denaro contante. Anche in questo caso le indagini sono in corso. Altri aggiornamenti di cronaca, andiamo in redazione con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita questa mattina nel cortile di un'azienda a Nein, Val Graveglia. Sul posto le forze dell'ordine, tra questi il 118, i carabinieri. L'uomo è stato ritrovato intorno alle 8.30 dal fratello, che è anche il titolare della ditta. Dopo gli accertamenti, i militari della compagnia di Sesti Levante hanno spiegato che il 55enne è caduto dal tetto del capannone dove si era recato ieri per un intervento di manutenzione. La tettoia in plastica però ceduto e il volo è stato di alcuni metri. L'anziana madre con la quale l'uomo viveva non si è insospettita del mancato rientro a casa del figlio, ha spiegato il comandante Esposito. Questa mattina, dicevamo, il ritrovamento da parte del fratello. La vittima era un dipendente dell'azienda, ma di fatto con il fratello erano titolari. A te la linea, Andrea, è tutto. Apriamo adesso la pagina dello sport. Un lungo applauso nella sala consigliare del comune di Chiavari per il campione di handbike Vittorio Podestà. Di ritorno da Rio de Janeiro con due medaglie d'oro, il chiavarese è stato accolto festosamente dalla sua città, che ha seguito con attenzione e affetto le sue imprese nelle paraolimpiadi. Sentiamo. Chiavari ringrazia Vittorio Podestà, vincitore delle due medaglie d'oro alle paraolimpiadi del Rio 2016. Grande campione e, aggiungo io, soprattutto uomo straordinario. Grazie. Vittorio, complimenti. Grazie, grazie. Grazie, fa piacere ricevere i complimenti perché vuol dire che si è fatto un bel lavoro. Poi, quando c'è anche la prova di quello che si è fatto, che sono due medaglie d'oro, è bello, molto bello. Io devo dire che ho sempre avuto un certo seguito qua, le persone mi riconoscono. Pensare di essere sul secolo già per molto tempo è stato qualcosa di emozionante per me. Adesso arrivarci ed essere premiato per una medaglia d'oro olimpica, anzi per due medaglie d'oro olimpiche, sicuramente è molto bello. Ci hai sempre creduto, ma credo che non sia stato facilissimo. Beh, vincere non è mai facile, non lo è mai stato, anche quando era andato tutto bene. Quest'anno purtroppo fin dall'inverno è stato un anno un po' travagliato, con tanti problemi fisici. È ancora più bello perché sono riuscito a vincere dopo tante difficoltà e essere riuscito a superarle dà un valore aggiunto a quello che ho fatto. Hai sicuramente qualche dedica alla tua famiglia, a tua moglie? Beh sì, la dedica soprattutto a mia moglie, perché lei non prende le medaglie ma c'ha almeno il 50% dei meriti. Lo dedico ai miei allenatori, dietro di me c'è una squadra, non tanto grande ma una squadra di persone che sono quasi più contenti di me quando vinco, perché sicuramente il lato umano qua è più preponderante, di conseguenza tocca più il cuore delle persone. La Chiavari nuoto al completo, prima squadra allenatore e dirigenza, ha presenziato in Piazza delle Carrozze a Chiavari alla giornata ADMO organizzata per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione del midollo osseo. Tutta la squadra è stata invitata sul palco, il presidente Danilo Ghio ha spiegato al pubblico l'importanza di essere donatori. Subito dopo la squadra ha dato prova dell'impegno, pur senza alcuna direttiva societaria, tutti gli atleti si sono messi in coda per effettuare la donazione. E vediamo
proprio le foto di questa giornata. E siamo adesso al calcio, la Serie B, la Virtus Entella torna da Modena con 0 punti, la sconfitta con il Carpi per 2-1 però è dovuta ad un calcio di rigore concesso dall'arbitro ai padroni di casa che ha suscitato perplessità. Sentiamo le dichiarazioni dell'allenatore Roberto Breda rilasciate dopo la partita. Qualcosa mi sento che mi manca, però al di là di questo devo pensare alla partita, alle cose che abbiamo fatto bene e quelle che dovevamo fare meglio. Non era facile perché poi la partita si è messa in un binario congeniale al Carpi che molto bravo nelle ripartenze, noi abbiamo sempre mantenuto l'equilibrio, siamo riusciti a rimanere in partita, da là peccato perché qualcosa potevamo portare a casa, non ci siamo riusciti, bisogna fare anche i complimenti al Carpi e noi trasformare questo senso anche di insoddisfazione in voglia di fare ancora di più è meglio perché abbiamo tutto per far bene, la prestazione è positiva, da là dobbiamo essere ancora più convinti e più concreti. Le fasi subito dopo il gol avversario non sono state impeccabili, un pochino lunghi, un pochino poco compatti. In una partita dove invece tante cose è fatte in maniera positiva, perché appunto la parte centrale della partita è sempre stata in equilibrio e anche nelle finali ho avuto occasioni per pareggiare con Caputo. Peccato perché in ogni caso qualcosa secondo me potevamo portare a casa per quello che abbiamo fatto il campo, non ci siamo riusciti, da là si tratta solo di sapere che è ancora lunga e dobbiamo lavorare, migliorare, crescere senza tanti pensieri. Alla fine dal punto di vista della condizione abbiamo fatto una buona gara e soprattutto nel secondo tempo dove non era facile mantenere l'equilibrio abbiamo speso e forse anche corso più del Carpi. Si è giocata anche la Serie D per la quarta giornata del Girone che ha proposto il derby tra Sporting, Recco e SS Levante. La vittoria è andata ai corsari che si sono affermati per 3-0 in rete Oneto al 46esimo, Boaster su calcio di rigore al 79esimo e Biondi al 93esimo. Sconfitta casalinga per la Lavagnese che ospitava la Massese, i bianconeri passati in svantaggio al 31esimo del primo tempo con un'autorete di Gavellotti hanno conquistato il temporaneo pareggio al 39esimo. Novesimo con rete di Fonjoc. Al 33esimo del secondo tempo è arrivata la rete di Biaschi che al 70esimo di gioco ha portato il risultato sul definitivo 3-1 per la Massese. In classifica SS Levante in seconda posizione a 7 punti, Lavagnese 4 punti, Sporting Recco a 2 punti. E con lo sport si conclude questa edizione del TG13, l'informazione ritorna questa sera alle 19.15 con la prima edizione di Tgulli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.